Hola, io sono Marcus Crane, signore e signori, bentornati nella Magicraft. Vi ricordavate quando avevamo paura del danno da caduta? Oh, yes, i tempi sono cambiati. Nell'ultima puntata, ragazzotti, abbiamo fatto il tier 4 della Draconic Evolution. Buongiorno, della Blood Magic. E adesso non abbiamo più alcun problema. Pim, 30.000 di capacità tier 4, ma soprattutto Pim, Current Essence, 150.000. E con tutti questi accesi. Perché ho fatto il Sigil of Holding, che è una stronzatina, ve lo dico. Abbiamo messo il Phantom Bridge, l'Eternal Affinity, che è sempre attivo, quindi non facciamo danno da annegamento, da lava e da caduta, e il Sigil of Air per gironzolare, che è questo, dovrebbe essere, esatto. Come siamo riusciti a ottenere tutto questo sangue? Grazie alla magia dell'Aura Cascade, ma è successa una magia imprevista. Esatto, è successo qualcosa che Marcus Kron e tutti quanti non avevamo predetto e adesso ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere nei panni di queste signore qui. Signori, le witch. Le witch? Cioè, una certa, io ho fatto tutto l'impiantino, no? Ho finito la prima puntata, l'ho perfezionato e sono uscito. Cioè, sono stato con Shifty, ho mangiato, ho registrato un altro giochino. A una certa di sera rientro. E vedo che anche se l'aura era finita, dentro c'erano dei mob. Ragazzi, le witch non muoiono. Quindi continuano per sempre a prendere danno e poi si rigenerano bevendo le pozioni. Quindi ho fatto delle. Come vedete, si chiamano streghe, non witch. Ah, io. No, 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 si sono avvelenate da solo, so credere. Ok, no, forse sono immune. Ho fatto delle name tag che fortunatamente si fanno con la botania. E adesso non despawnano. Quindi abbiamo sangue infinito senza usare l'aura. Oh! Oggi, ragazzotti, puntata di esplorazione. Più o meno esplorazione, esplorazione interdimensionale. Però prima di spoilerarvi tutto quanto, anche se nel titolo c'è scritto, voglio assolutamente dismettere lei. Perché è tanto bella, tanto cara. Però per questi posti pochi rompe davvero troppo il cazzo. Cioè, rompe troppo, non riesce a entrare nelle cose. Se intoppa, fa. Vabbè, cioè, non fa più al caso mio. Quindi andiamo sempre però sulla Towncraft. Andiamo a vedere la donna della Witching Gadgets. E abbiamo la Bag of Trick. Che si fa con questi due fregnetti, ok? Per ottenere questi. Quindi ce ne servono 7. E poi 2 eventi di Ordo e 20 di Air. Vabbè, non è un problema. Però per farlo dobbiamo fare lo spinning. Eccolo qua. Ci serve un tavolo, un pezzo di iron e una qualsiasi plank. Eccoci con tutto il mal tolto. Andiamo a fare questo spinning. E guardate qua, insufficient fist. Perché stiamo con la guandina quella stupida. Adesso lo mettiamo. Oppela. Perfetto. Andiamo a vedere come si compone questo ciccio ciccio. Molto molto minimalista. Qui ci vanno messe le string. Io di string dovrei averne non troppe, infatti soltanto 34, ma se non sbaglio c'è un modo della Blood Magic per ottenerne altre da direttamente la lana. Però per adesso andiamo a vedere un blocco Dagger Coast si compone questa Coast. Devo fare per forza così? Vediamo. Oh yes. Oh yes. Ci sono delle Resype? No, le devo scoprire io. Abbiamo due Jarn. Ok, e ci serve poi anche il Taumic Thread, che è questo qui. Perfetto, quindi devo togliere un pochino di queste e andare a prendere il nostro piccolo amico Taumic. Taumium, scusate. Ok, facciamo un po' di nuggets. Yes, ci siamo. 9 di queste, very good. E adesso sostituiamo queste stringhette a queste. Come potete vedere, non funziona. Perché non funzioni, scusami? Qual è il tuo piccolo problema? Questo qui, due di queste, Tamiyo Nuggets e due string, sì. Ah, devo togliere questo, ragazzi, perché se non lasciate libero lo spazio, ciccio non funziona. Ora, mi pare di aver visto che ce ne bastava così e così, giusto? E ce ne dà soltanto due. Altri due? Oh, ma allora forse è facile. Forse ce ne servono questi qui e basta. Vediamo un po'. Eh no, eh no, eh no, eh no, eh no, eh no, sorry, 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 sorry. Ci serve anche quest'altro, ancora un pochino. Ci siamo, ragazzotti! 8 di questi, quindi dovremmo poter fare direttamente così. Insufficient vis. Indovinate di cosa? Di aire. Strano, strano, stranissimo. Però aire, da qualche parte, mi pare. Oh, qui c'è un 18. E qui facciamo un mark. E vedete la frecciozza? Noi adesso non ci dobbiamo più preoccupare del blood perché è infinito.
Ed eccoci qui, siamo già arrivati. Ci prendiamo il nostro aereo. Oppela. E stiamo alla grande. Caricata la nostra bacchetta, possiamo filare qui dentro tutto quanto. E abbiamo la Bag of Tricks, che altro non è che una punch. Ok, sì, è piccola quanto la merda. Però ragazzi, ci permette... Dov'è finita la ciccia? Pronto? Oddio, era qua, regà. No, dove sei finita? No, ragazzi, dov'è finita? Lilla? Pronto? Abbiamo perso la... Ha capito che la volevamo licenziare e se n'è andata. Non posso crederci. Eccola qua, ho dovuto svolazzare un pochino intorno e poi l'ho ritrovata. E ragazzotti, l'abbiamo dismessa. Certo, non c'è tutto questo spazio come qui dentro. Però sono felice di dismetterla e potermi portare una sacchettina addosso. Niente di che, ma va bene lo stesso. Allora, giusto per controllare, ho girato tantissimo, sono andato a sbattere tutto quanto. Andiamo qui, 150.000. Guys, questo coso, quelle witch, questa witch farm non si ferma. Fantastico. E qui 29.970 e poi 30.000. Meraviglioso. Ma adesso entriamo nel vivo da puntata, perché sta puntata è d'esplorazione interdimensionale with the Mistcraft. Esatto, la Mistcraft 1.7.10, che poi è stata soppiantata tantissimo dalla RF Tools. Non so se ve la ricordate, prima la Mistcraft si usava tanto. Poi nella 1.7.10 è uscita la RF Tools, che ti dava... La Mistcraft fu cambiata e la RF Tools fu resa più figa. E quindi, ragazzotti, è andata un po' in disuso, ma siamo in una serie di modpack magiche. E quindi, ragazzotti, andiamo a vedere un pochino come funziona. Tra l'altro, spero di poter essere fortunato, perché voglio assolutamente trovare delle meccaniche, voglio utilizzare, imbrigliare delle meccaniche della nostra amica per fare delle cose utili per noi, più che trovare chissà cosa. Togliamo questo e mettiamoci questo qui, perché mi serve del glass che non ho mai. Come potete vedere, ho cotto 32 iron ore e mi ha dato 64 iron dust. Ce la teniamo qui accanto, perché sì. Quindi stiamo facendo un ink mixer, ok? Un book binder, e questo lo possiamo fare subitissimo. O binder, che dir si voglia. O pela, perfetto. Sciupetù. Andiamo a fare anche dei book stand, quasi, che mi garbano assai. Io faccio così e prendiamo un altro di questo. Sento uno zombie. È morto. È morto, volevi, e invece sei rimasto nella merda. Allora, qui abbiamo delle pelle di pollo, fatta da pelle figlio da pollo, perfetto. Il glass si sarà cotto, yes, buon per noi. Andiamo a fare le gloss bottle, andiamo a fare l'ink mixer, eccolo qua. Quindi già abbiamo due pezzettozzi, qui lo spazio è poco, e per ora ci appoggiamo qua. Allora, eccoci qui, perfetto. Mancano due altri piccoli apparecchietti, che sono il writing desk, eccolo qua, per cui ci serve anche delle piumotte, sono sicuro di avere delle piumotte, le avevo viste prima, eccole qui. E writing desk, e voilà. E poi, beh, dobbiamo fare i libri base, però non li possiamo craftare. Cioè, possiamo tenerli, ma grazie a queste cosine qui. Qualcuno ha detto carta? Esatto. Ci serve sicuramente la carta. Andiamo a metterla qui dentro. Yes. Opela. Perfetto. E poi ci servono le ink vial, che sono non con due uova, ma due in sacco o qualsiasi cosa di nero e una water bottle. Quindi a noi ci serve altro glass. Ci serve da fare così. Oppela, è così. Pronto? Molto gentleman. Andiamo a riempire queste glass bottles. E andiamo a metterci, ti prego, dimmi che ce ne ho un pochino. 22. 22 non è male. Non è malissimo, non è buonissimo, ma non è neanche male. Purtroppo questi ste water bottle non si staccano. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è fare così. Ragazzi, siete pronti, perché non manca poco. Cioè, non manca per niente poco per visitare una nuova dimensione totalmente randomica. E spero di non trovare cose strane che ci possano sbaccare. Ecco qua, questa qui è una pagina. Una pagina randomica. Possiamo fare così, ok? E così. Wow, che paura.
Questo qui, con un po' di pelle, abbiamo una linked book. E possiamo fare... No, facciamone due, ok. Uno di questi, io ci clicco qui nel mondo, e questo qui diventa il linked book di questa posizione qui, nell'overworld. E me lo metto assolutamente in saccoccia. L'altro me lo tengo come scorta. Ho fatto un'altra link page. Andiamo a metterci della pelle, andiamo a metterci una paginina. Lo chiamiamo primo e ci esce un descriptive book. A proposito, ma c'è una... Attenzione, perché non ho controllato, magari ci stanno pure delle quest che ci portano... sembra di sì. Mistcraft, è vero, cavolo. È vero, sono un pirla. Ok, qui ti spiega, giustamente. Abbiamo il link in book, certo che l'abbiamo, però non me lo vede perché sta dentro la trick Antonio Calabro. Oh yes, perfetto. Your first stage ce l'abbiamo. Mamma mia, portal modification. Ok, questo ci interessa, ma successivamente. Qui abbiamo delle quest che lui non poteva farci vedere. Bello questo, sì, il cristallo lo voglio assolutamente. E qua sopra che cos'è? More page. Ah, l'avevamo trovato in un dungeon, in una chest, non lo so. Ok, va bene, adesso queste qui sono da leggere. Quindi io che ho? Intanto apriamoci queste reward bag, perché non fanno schifo. Grazie mille. 32, sì, bello, oro risparmiato. Va bene. E ovviamente gli strumenti della merda. Ah, che devi fare? Allora, adesso che dobbiamo fare? Abbiamo il linking book, ok? Che ci riporterà qui a casa. Ricordiamocelo, e il descriptive book di primo, ovvero la dimensione casuale in cui ci teletrasporterà la Mistcraft. Ragazzi, stiamo attenti perché è un posto, potrebbe essere un posto pericoloso, meteoriti, zombie, sempre notte, slowness, fatica, qualsiasi cosa. Quindi prepariamoci. Siamo pronti, siamo caldi, 3, 2, 1, let's go. Oh mio Dio, emozione. Adesso ci metterà un pochino a caricare, Oh yes, signori, il nostro primo mondo della Mistcraft, che sembra sempre notte, poco ma sicuro. Andiamo a accendere delle lucette perché potrebbe causare delle difficoltà. Andiamo a mettere il nostro liberculo qui. E, signori, con questo sì, siamo sicuri che possiamo tornare a casa in qualsiasi momento. Perché se non fate il libro del ritorno, rimanete incastrati lì. Se siete in single player... Rimanete incastrati lì. L'unica soluzione è farvi mettere l'account su, cioè tutto il pacchetto su server, far venire un vostro amico dove c'è il libro, ok? Farvi portare un altro libro per tornare indietro e farlo entrare nella stessa dimensione. Il problema è che certe volte magari uno si sbaglia, crafta la nuova dimensione, ci clicca col tasto destro, compare qui senza un cazzo e nessuno ti può riportare indietro. È una cosa fighissima che ti mette un po' di terrore. Bene ragazzotti, messo il libro per tornare, messo il waypoint, quasi quasi, io metterei un piccolo muro Donald Trumpiano, giusto per assicurarci, non lo so, è che mi cago. Ragazzi, se non dovessi riuscire a tornare, dovrei telefonare ad Emax, dirgli di entrare dentro il server. Guardate che è una rottura. A meno che non abbiano implementato quel vecchio comando che era il TPX, ovvero il teletrasporto tra le dimensioni, che però sarebbe un po' come barare. Quindi ricordatevi, portatevi sempre un libro senza usare il comandino magico. Ok, mi sento un pochino più al sicuro, perché non ho idea di che mostri ci possano essere. Però a questo punto noi andiamo. Vi ricordo che siamo immuni ai danni da fuoco e che qui è pieno di stronzi. Ok, non vedo niente di particolare, cose strane, strutture. Ho parlato, lì c'è un orb, ragazzi, un orb gigante. Qui c'è un sacco di liquid Ethereum. Vabbè, voliamo a vedere. Vediamo di che si compone, di che cosa si tratta, sì. Opelà. È Acacia Wood. What? Ci sono degli orb di Acacia Wood laggiù, ok? Ragazzi, guardate laggiù che cosa vedo nei miei occhi da elfo. Fermi tutti. Oh mio Dio, l'abbiamo trovato alla prima? L'abbiamo trovato alla prima. Il cristallo. Questo cristallo si trova nelle dimensioni generate dalla Mistcraft, ok?
Oh, pelà, mi ero dimenticato che questa wand ti prendeva le cose e ci permette di creare un nuovo tipo di teletrasporto, molto più, ehi, portale magico piuttosto che liberculo. Molto molto interessante, ce lo acchiappiamo tutto quanto. Sono molto felice di averlo trovato subitissimo. Un'altra cosa che voglio assolutamente trovare, beh, sono le strutturine, ovvero il metodo per creare il proprio libro. Andiamo a vedere. Mazza quanto sei profondo. Ok, è finita. E voilà, quanto ce l'abbiamo? Non potevo desiderare di meglio, ragazzotti. Let's go. Allora, diamoci un'occhiata. Purtroppo stanotte è un po'. La notte è buia e piena di terrori qui, eh. Qui abbiamo due tipi di orb. Casetta mia, giustamente. Questo che cos'è? Guys, questo che cos'è? Forse. Ah, no, 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 è un albero. È un albero, è un albero, è un albero. Dovrebbe essere un albero gigantolo. E infatti, eccolo qui. Altro cristallo. Altro cristallo. Buono, ragazzi, buono. Ci vorrebbe un filtro che dia night vision. O un incantesimo che dia night vision. Qua sopra c'è. Cosa? Cosa? Ah, oh! Oh! Perché è magico? Boh. Ma sei magico, Chicco? Ok. Oddio, la croce di Gesù. Mi sa che questo posto è sempre notte, guys. Purtroppo è sempre notte. Tanto non mi dovresti fare quasi un cacchio. Bello di casa. Dai, vediamo. Beh, tre cuori e una capanna. Però mi sono dimenticato di ripararmi l'armatura così. Ok, perfetto. Let's go. Cos'è quello? Un aura node. Ragazzi, ci stanno pure gli aura node. Un aura node del fuoco. Di solito non si trova in pianura, quindi qui è tutto sballato, è tutto miscraftoso. E levete. Bestia di Satana, bestia. Bestia. Usiamo gli incantesimi, ragazzotti, perché sennò qui finiamo domani. Oh yes, un po' di ghiaccio per i signori? Il signore ha ordinato il ghiaccio? E mori. Bestia. Ok, andiamo a vedere un po' di che cosa si compone. Ordo, Ignis e Aura. Non male. Mi sa che ho finito il mana, eh. Allora, invece di ciucciarlo con questo, io lo. Oh, però me lasciate lavorare. Ragazzi, qui serve un golem di autodifesa. Ok, io me lo analizzerei perché ci dà un sacco di puntarelli. E perché poi forse ce l'ho. Chi è questo? Un lupo? No. Era l'unica creatura che non mi voleva attaccare. Io l'ho attaccata. No, i lupi neri. Il lupo nero. Vabbè, ho capito. Medò, eh. Arigato. Medò. Qui sempre Akasha. Laggiù vediamo un po'. Vabbè, c'è questa robetta qui. Il liquid Ethereum. Guys, un albero gigantesco. Vabbè, questo qui è della Towncraft, giustamente. Pieno di stronzi, è pienissimo di stronzi. Cosa scorgono i miei occhi da elfo? No, è soltanto lava? Sì, era soltanto lava. Questi qui li prendo. Sapete com'è? Ce n'ho pochi. Chi è? No, no, salve. Come sta, mio piccolo Hobgoblin? Vogliamo via. Oh! Una casa. Ti prego, dimmi che è quella lì che spero. E non quella generata dal Ciccio Puzzo. Speriamo, 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 ragazzotti. C'ho delle grosse difficoltà con questo libro. Perché io e lo Shift non andiamo molto d'accordo. No! È quella in cui ci siamo trasferiti la prima volta. Guys, è la nostra vecchia casa, però in questa dimensione. Peccato, peccato. Tana per Marcus Cron e tutti noi ragazzotti abbiamo trovato un villaggio particolare. È un villaggio nella neve con un stranissimo orto di ghiaccio. Va bene, questo posso prenderlo? No, mi serve Silk Touch. D'accordo, ma qui dentro no. Ci dovrebbe essere il tizio della Miscraft. Questi stanno. Se vogliono mangiare i tizi. Dobbiamo cercarlo attentamente. Chi è questo? Buongiorno, buongiornissimo caffè. Ma queste io me le prendo perché ce ne ho sempre pochissime. Qui abbiamo delle foto. Qualcuno vuole delle foto? Va bene. Lo so che sembra una cosa stupida, però giuro che sono delle foto.
Ve lo giuro. Se non vi credete, ve lo farò vedere la prossima puntata. Ma ve lo giuro, sono delle foto. Ragazzi, l'ho trovato. L'ho trovato. Dove vai? Fermo. È sparito alla velocità della luce. Guardate il writing desk girato dall'altra parte. E guardate qui, c'è solo una pagina, cacchio. Till Color. Che era questo rumore cattivissimo? Non lo so. Ho molta paura. Allora, non ho idea di che cosa faccia Till Color, sinceramente. Però poco male. Perché adesso... Ma mi spari. Mi spari, brutto maledetto coso con la GUI. E ci prendiamo anche queste qui. Queste piattaformine qui, che servono per sempre per tenere i libri. E anche le nostre amiche bookshelf. Perché sapete com'è. E diavolo, è tanto fino, i libri possono finire da un momento all'altro. L'importante è la cultura. Vediamo di qua. Cosa cazzo stanno facendo? È un'orgia. Ragazzi, tutto bene? Oh, no, lui. Sì, cosa? No, no, mi serve lui. Mi serve lui. Come faccio con tutti questi smeraldi? Devo trovare un modo per portare le creature dove voglio io, cioè a casa mia. Fantastico. Guarda che belle le fence di... Incredibile, eh? Bello, bello, bello. Davvero. Well, ragazzotti, ho controllato bene. Non ho trovato nient'altro. Quindi possiamo ritornare a casa. Vi faccio notare che mi sono fatto un circa 1000 metri soltanto di air sigillo. E quando andiamo a casa voglio farvi vedere quanta energia abbiamo all'interno dell'LP. Perché giusto per spavoreggiarci, tipo, ehi, quanta roba, miei signori. Una cosa che mi sarebbe piaciuto un sacco è non avere il mondo buio, perché sarebbe stato interessante andare a scavare. Però sapete com'è, sempre buio, un pochino di rompicazzo. Well, in pratica questa qui è l'esplorazione, ovvero noi andiamo in un mondo generato casualmente, troviamo pagine di loot casuale e le mettiamo all'interno di un libro, poi ci metteremo il link panel e adesso ci sarà questa caratteristica qua. Tutte le caratteristiche principali non dette da una pagina fisica saranno generate casualmente e quindi ci sta il pericolo di stabilità. Sta a noi andare in giro a cercare le pagine giuste per creare il mondo perfetto, sempre in sole, nessun mob, il doppio dei drop, cose del genere. Bellissimissime. Ah, mi sono scordato di farvi vedere. Oh, siamo pieni. Strano. Però c'è un altro però. Ed è uno dei motivi per cui ho fatto la Miscraft. Uno è fare il portale, questo qui, perché è bellissimissimissimo. Guardate qua, questo qui è il Book Research Table. Ok, lo andiamo a prendere e facciamo così. Molto good. Poi io posso andare a prendere questo. E adesso posso costruire un portale ovunque. Tipo adesso ve lo metto a costruire qui perché è bruttarello. Cioè, non perché è bruttarello, perché provvisoriamente, ok? Mi pare che il portale vada come quello del Nether, ma senza... Ho questa rimembranza, perché è tantissimo e non lo faccio. Ma senza il guscio, quello squadrato. Vediamo un po' se funziona così. Anche senza... Boh. Oh no, invece funziona. Guardate, adesso noi abbiamo questo libraculo qui, ok? E ci buttiamo dentro. Opela, e indovinate dove sbuchiamo? Esatto, sbuchiamo qui, è meraviglioso, invece di averci il click del libro. Certo, è un po' più ingombrante, però è anche figo. Vi faccio notare che noi siamo entrati da quel link ebook, da quell'altro, scusate, da quello lì del portale che avevamo fatto qui, ma l'abbiamo spostato lì. Salve, salve stellina, venga qui che le spacco la testa. Pronto? Prenda questo, magia per magia, lei è il tuono. E io non la colpirò mai di questo passo. Oh, l'ho presa. Dobbiamo calcolare un po' di prediction. E ti avvicini. Oh, yes, è morta. Maledette stelline, hanno rovinato la stella. Siamo andati laggiù. Ma cliccando il link ebook che era linkato qui, noi andiamo qua. Ok, ok. Ragazzotti. Il libro. Questa qui che cos'è? Good. L'apriamo. Oh yes, lana, ma vaffangula, mamma, tazzoro, da frate, da tutti quelli che tu conoscono. Va bene. Il libro dice che ci servono le enderperle, ma io ho scoperto che va bene anche la dust della one bit the dust. Ed ecco perché avevo fatto... Oh, ma queste qui neanche l'ho cotte, ma sono un pirla. Va bene, va bene, va bene. Ed ecco perché avevo fatto le iron dust. Ragazzi, guardate qui. Se io metto
Iron Dust, posso prenderlo? Posso prendere il foglio, ok? Ma se lo prendo nel giusto tempismo di quando diventa verde, può succedere qualcosa di magico. Andiamo a vedere. Olè. Vediamo, signori, Intralink. Che cos'è Intralink? È lo spettacolo che mi serviva, perché io odio utilizzare i teletrasporti, questi qui, li odio, soprattutto in una serie magica, cioè una serie tecnica pure, ma qui li odio davvero tanto. Intralink ci permette di teletrasportarci all'interno dello stesso mondo. Quindi, se io metto un libro sopra casa, per la zona della Blood Magic, ok, io posso fare zoom zoom, invece di dover fare come normalmente si faceva una dimensione della Mistcraft, il Blood Magic, ritorni sulla dimensione della Mistcraft e ritorni a casa. No, con Intralink puoi fare questo giochino meraviglioso. Oh fucking yeah. Quindi andiamo a creare, visto che non si tratta più di un descriptive book, andiamo a creare un libro intralinkato. Oh my god! E ad esempio andiamo alla Towncraft, ok? Qui, shift, perfetto. Signori, questo libro adesso è linkato lì. E vi ricordate che prima, quando l'avevo visto, era nero? Adesso lo possiamo cliccare. Ora andiamo, che ne so, tipo, a prendere questo pedestral. Opela. E a salire qua sopra. Signori, stanza dei teletrasporti che va direttamente nella zona dove indica. Andiamo lì? Oh yes, senza lag, senza un filo di cosa. Bellissimo, finalmente. E ovviamente qui dovremo mettere un libro che vada lassù, ok? E poi ce ne potremmo portare qualcuno appresso, che quando andremo all'esplorazione, che lo poggiamo giù, lo clicchiamo e torniamo a casa. Bello, bello, bello. Ci sono altre cose, tra l'altro spiegate abbastanza bene nel libro. Guarda, sto modpack ve lo consiglio davvero tanto. E poi abbiamo Intralink Disarm, che ti toglie tutti gli oggetti, quindi per gli amici e i conoscenti, no, per i conoscenti che vengono nel tuo mondo. Platform, che ti crea una piattaforma sotto sotto, e poi quella lì che ti tiene il momentum. Per il resto non ci sono altre modifiche. Quindi, signori, io direi che questa puntata scialla possa concludersi qui. Noi abbiamo dei mondi da generare casualmente, esplorare, rubare le pagine, e vi porterò una biblioteca piena di quelle pagine per creare il nostro mondo perfetto dove andare a scavare come dei laidi. Oh mio Dio, sì. Per il resto ci muoveremo finalmente non più con i teletrasporti, questi qui, ma con i nostri libri. Quindi ci sarà sicuramente una stanza dei libri e dei teletrasporti in cui ci spostiamo qui, oppure ci spostiamo nelle altre dimensioni dove potremo magari battere i boss dell'Ars Magica, per esempio. Non lo so. Well, ragazzotti, questa puntata si conclude qui. Spero che vi sia piaciuta. Io sono la mia chiappola, questa era Magicraft 2. Lasciate un pollicione in su per supportare questa serie. Bella per voi. Ciao. Immune.